Letteratura in 10 minuti per parlare oggi di Luigi Pulci, nato a Firenze nel 1432 e vissuto fino al 1484, muore a Padova. Luigi Pulci è un giovane che vive in ristrettezze economiche notevoli e ha bisogno veramente per cominciare ad esistere, non soltanto come letterato, ma anche come uomo, di una protezione. La trova nella corte dei Medici e soprattutto nella figura di Lucrezia Tornabuoni, che è la madre di Lorenzo il Magnifico, cosiddetto Lorenzo Medici, al quale abbiamo dedicato un'altra delle nostre figure all'interno di queste trasmissioni. Lucrezia Tornabuoni lo considera con molta attenzione, lo apprezza e soprattutto osserva il suo talento e gli chiede di comporre un'opera. Un'opera, dice lei, che possa avere come protagonisti i paladini di Carlo Magno. Del resto andava abbastanza di moda nell'umanesimo, primo rinascimento, riscoprire le storie dei paladini di Carlo che combatterono per la cristianità, che combatterono per la patria. È viva ancora la memoria di un cantare molto antico, la Chanson de Roland, e quindi di una storia che potesse accattivare il pubblico e che costituisse una sorta di moda del tempo, un po' come alla fine del secondo conflitto mondiale era molto comune tra gli letterati parlare della resistenza, del fascismo e dell'antifascismo. E Lucrezia Tornabuoni chiede che si parli di questo periodo e che si metta in luce la figura di questo eroe della cristianità. E Luigi Pulci però in un primo tempo le dà una risposta un po' diversa, tant'è vero che scrive un'opera che è La giostra di Lorenzo, nella quale opera vuole celebrare Lorenzo Medici e la sua vittoria, una delle tante giostre che si facevano nel tempo, queste sfide tra cavalieri che erano una consuetudine di questo periodo storico. Lucrezia Tornabuoni però a un certo punto esce di scena e Lorenzo Medici, anche per la politica culturale dello Stato di Firenze, dei Medici, per la vicinanza probabilmente con un filosofo, Marsilio Ficino, e comunque per una certa scelta ideologica, preferisce a Pulci altri autori, quindi lui esce dalle grazie, diciamo così, dei Medici. Forse anche il suo temperamento vivace e polemico ha determinato qualche incidente, chiamiamolo così, di percorso. Fatto sta che esce dalle grazie dei Medici e deve muoversi in Italia. Trova anche Roberto Sanseverino che lo incarica di incarichi diplomatici. Del resto, incarichi diplomatici aveva avuto anche con i Medici, e quindi la sua attività di letterato è abbastanza coniugata con questa di diplomatico. E vivrà a Padova per un certo periodo di tempo. A Padova anche morirà, e a Padova sarà, si pensi un po', sepolto in terra sconsacrata, perché considerato eretico, perché aveva fatto delle dichiarazioni e scritto delle cose che al potere ufficiale della Chiesa non erano piaciute. Luigi Pulci comunque, al di là della giostra di Lorenzo, è assolutamente ricordato nella storia della letteratura italiana per il Morgante, che si compone di 23 cantari che sono stati scritti entro il 78 e altri 28 cantari nell'83. La storia è quella di Gano di Maganza, che è anche una storia che si trova all'interno dell'opera La Chanson de Roland. Orlando e Rinaldo sono i protagonisti, assieme a questo Gano di Maganza che è il traditore. Infatti la vicenda, nella sua importanza fondamentale, è questa. Orlando, paladino
al servizio di Re Carlo, corre in suo aiuto assieme a Rinaldo, quando sa che il Re Carlo è in pericolo, perché i saraceni lo hanno aggredito. Siamo a Roncisvalle, sui Pirenei, e per un tradimento di uno del campo franco, appunto del campo francese, Gano di Maganza, Orlando e Rinaldo vengono attorniati dai saraceni e vengono uccisi. Il Re Carlo scoprirà il traditore Orlando, il traditore Gano di Maganza, e lo squarterà. Si pensa un po', il tempo storico è molto duro, e Gano sarà squartato e sarà così resa giustizia a Orlando, il giovane paladino di Carlo, che si è immolato per lui. Ma l'opera si chiama Il Morgante perché nella prima parte del cantare, contrariamente alla seconda, che è molto seria, è molto composta e vuole richiamare la chanson de Roland e questi cantari medievali che mettevano in luce le gesta dei paladini, contrariamente a questa seconda parte, la prima parte invece è proprio ironica e molto grottesca in certi tratti, e racconta la storia di Morgante. Chi è Morgante? È un gigante che un giorno Orlando raggiunge in un castello, dove sconfigge tre giganti, due li uccide, e uno di questi, il Morgante appunto, riesce a convertirlo al cristianesimo. Morgante, convertito al cristianesimo, sarà fedele a Carlo fino alla fine. Morgante a sua volta ha un incontro con un altro mezzo gigante che si chiama Margutte, e nella prima parte di quest'opera appunto emerge questo racconto che sostanzialmente è vivo di parodia, di sacrante, e che mette in evidenza proprio il piacere di Luigi Pulci di scrivere in modo così dissacrante, ripeto, ed esagerato, no? Una delle scene più vive di questo racconto, di questo poema, è il momento in cui Morgante chiede a Margutte: qual è la tua fede? Sei cristiano o sei pagano? O sei un musulmano, sostanzialmente, vuol dire. E Margutte risponde: io ho una fede particolare, io non credo più al nero che all'azzurro, risponde. Io credo al cappone lesso e al rosto, al burro, alla birra, alla torta e al fegatello. Il fascino della vita irregolare e vagabonda di Luigi Pulci si può leggere all'interno di queste battute, quando lui presenta questa figura di Margutte, un Margutte sostanzialmente scanzonato, che non ha paura di nulla e che non ha rispetto per nessuna autorità e che non risponde io sono cristiano oppure io sono pagano, prendendo una posizione, ma dicendo io sono fedele solamente alla tavola, alla cucina, quello che mi interessa è mangiare e bere, non venitemi a parlare di queste filosofie. Probabilmente era proprio per queste cose che erano state scritte che Luigi Pulci non piaceva alla corte intellettuale vicina a Lorenzo Medici, Marsilio Ficino e gli altri, che vedevano nella filosofia una risposta estremamente seria e rigorosa e non credevano nella parodia, nello scherzo, nel gioco di parole, in questo bisogno di creare nella letteratura qualcosa di sacrante. E allora Luigi Pulci morì, come dicevo, in terra sconsacrata. Un eretico, ce ne sono tanti in questo periodo della storia.